Questo è l'abbigliamento da trekking 2024 di CMP, un abbigliamento davvero completo perché si va dal pantalone ad un secondo strato ibrido fino ad un hard shell tre strati. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dunque dal pantalone, che è un pantalone convertibile, perché è un pantalone che presenta una zip appena sotto il ginocchio che ci permette di poter utilizzare sia come pantalone corto che come pantalone lungo. Un pantalone che mi è piaciuto soprattutto per la sua traspirabilità. Utilizzato come pantalone corto lo si potrà utilizzare anche nelle giornate estive più calde senza nessun problema. Un pantalone anche dagli ottimi materiali, perché comunque l'ho avuto modo di strusciare un po' su qualche roccia e non ho avuto nessun tipo di strappo o abrasione, le cuciture sono ancora tutte integre. Un pantalone abbastanza tuttofare, perché lo possiamo utilizzare da delle giornate magari più primaverili, dove magari c'è ancora un po' di vento, fa un pochino freddo, quindi abbiamo bisogno di un pantalone lungo, alle giornate estive più calde, dove invece basta aprire la zip e utilizzarlo come pantalone corto. Aspetto poi che mi è piaciuto molto è la parte superiore della chiusura, perché troviamo una classica chiusura con una pattina a zip, con nella parte superiore due bottoni da andare a chiudere. Ma troviamo in dotazione anche già una cintura molto semplice fatta a clip, con la quale noi possiamo andare a chiudere per bene la parte superiore del pantalone. Quindi da questo punto di vista è un pantalone che resta veramente molto attaccato alla nostra vita e che non cade. A livello di tasche troviamo due classiche tasche sulla parte anteriore, proprio classiche chiuse da zip, e poi una sulla parte posteriore anche lei chiusa da zip, quindi direi una dotazione abbastanza completa. In generale devo dire un pantalone che mi è piaciuto, utilizzabile come dicevo davvero tre stagioni, è un pantalone che sicuramente durerà nel tempo perché il materiale è veramente molto resistente. Io l'ho testato in non so quante escursioni negli ultimi due mesi e davvero è ancora in perfette condizioni. Passando invece al secondo strato, questo è un classico micro pile, un secondo strato che ci permetterà di restare al caldo nelle giornate più fredde. È un secondo strato che sicuramente tende più ad essere molto termico rispetto che traspirante. Per intenderci, è un secondo strato magari da utilizzare d'estate quando si va ad alta quota o comunque quando si hanno delle giornate particolarmente fresche. E per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo modello, innanzitutto mi è piaciuto molto che abbia due tasche sulla parte anteriore chiuse da zip, ma non solo, perché troviamo un'ulteriore tasca sulla parte superiore, diciamo sul petto alla parte sinistra, anche lei chiusa da zip. Fatti veramente bene i polsini perché sono elastici, da questo punto di vista chiudono veramente bene l'eventuale ingresso d'aria, ed anche la parte inferiore di questo secondo strato è elastica, quindi anche da questo punto di vista fatta molto bene. Abbiamo il cappuccio, un cappuccio anche lui realizzato bene, con tutta la parte elastica superiore che va ad avvolgere molto bene la nostra testa. In generale devo dire è un capo realizzato con degli ottimi materiali, perché anche da questo punto di vista l'ho provato tantissimo ed è ancora praticamente nuovo. Un secondo strato che anche le zip lavorano molto bene, soprattutto quella centrale non mi ha dato nessun problema, nessun inceppamento, non si è rotta, quindi veramente molto molto bene. È sicuramente però un secondo strato, come dicevo, più mezza stagione. Sull'estivo, almeno che non si vada ad alta quota, tenderà ad essere anche fin troppo caldo. Il capo però che più mi ha incuriosito è questa giacca ibrida piumino, adesso ve la spiego. È una giacca pensata per quando si fanno delle attività ad alto tasso aerobico, quindi magari si cammina in salita, quindi dove si suda, ma si vuole comunque avere una certa protezione sia dal vento sia dagli agenti esterni, ma soprattutto ha anche un'ottima traspirabilità. Questo è garantito innanzitutto dalla parte anteriore fatta in Primaloft, quindi diciamo da classico piumino. Questa parte anteriore è quella che tenderà a tenerci sicuramente al caldo, quella dove anche se becchiamo del vento questa ci terrà allontano da eventuali abbassamenti di temperatura e via dicendo. Per quanto riguarda poi invece la traspirabilità, nella parte posteriore e tutta la parte diciamo sotto l'ascella e le maniche è realizzata con un materiale molto più traspirante, soprattutto nella parte posteriore dove poi va lo zaino è veramente tanto tanto traspirante. Quindi noi questa giacca la possiamo utilizzare in salita in giornate fredde senza avere problemi di sudorazione, ma anzi è proprio perfetta per quando magari ci sono quelle giornate dove tira tanto vento. Io l'ho utilizzata in una giornata in cui c'era del vento molto forte, si parla anche di vento di 40-50 km/h, con una temperatura anche abbastanza fredda, vi assicuro che vi è tornato veramente utile. Per quanto riguarda le sue feature, qui ne troviamo davvero tante, perché iniziamo da delle tasche poste nella parte anteriore, anche loro chiuse da zip. La cerniera che apre completamente questo giacchino è fatta veramente bene come le altre cerniere di CMP. E poi una caratteristica molto interessante è che abbia le cerniere anche sulle spalle. Noi possiamo andare a staccare le maniche e utilizzarlo successivamente come un gilet.
Quindi praticamente andiamo a comprare una giacca ibrida che svolge anche la funzione di gilet, quindi sicuramente una giacca multifunzione. Da questo punto di vista poi una giacca veramente fatta con degli ottimi materiali, perché anche qua utilizzata tanto è ancora praticamente nuova. Unico aspetto che non è che mi ha fatto storcere il naso, mi aspettavo un pochino di meglio, però è quando andiamo a richiuderla che risulta essere un pochino grossa. E diciamo che mi sarei immaginato magari che diventasse un pochino più piccola quando andiamo a metterla nello zaino, ma da questo punto di vista non si può voler tutto. Infine arriviamo all'Arshell, Arshell 3 strati, un Arshell che vi dico subito utilizza una membrana proprietaria di CMP con 15.000 colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità e 10.000 per quanto riguarda la traspirabilità. Da questo punto di vista impermeabilità direi nessun problema, 15.000 colonne d'acqua bastano e avanzo per fare da del trekking a dell'alpinismo. Mi sarei immaginato però qualcosa di più dal punto di vista della traspirabilità, 10.000 sono abbastanza pochi. Però da questo punto di vista diciamo che CMP è voluto andare a mettere una toppa, andando a mettere nella parte inferiore sotto le nostre ascelle la possibilità di aprire le zip per poter far uscire il maggior umidità possibile. Un po' fanno, sicuramente aiutano, però comunque 10.000 restano un pochino bassi. Continuando con le caratteristiche, oltre alle zip sotto le ascelle troviamo due comode tasche nella parte inferiore, anche loro chiuse la zip, le zip tutte naturalmente impermeabili. Da questo punto di vista delle tasche veramente grosse, davvero davvero grosse. E poi troviamo una taschina invece messa nella parte superiore sinistra del petto, dove andare a riporre qualche oggettino un pochino più piccolo. Per quanto riguarda la parte inferiore di questo Arshell, qui troviamo due classici cordini elastici da andare a tirare per andare a chiudere l'Arshell attorno alla nostra vita, che svolgono un ottimo lavoro. E allo stesso modo anche i polsini sono classici a strap, possibilità di poterli chiudere. Per quanto riguarda le regolazioni, anche nella parte superiore ce ne sono diverse, perché il cappuccio innanzitutto è fatto veramente bene con un'ottima visiera e ci sta sotto anche un eventuale casco d'alpinismo. E poi le regolazioni sono presenti sia nella parte posteriore del cappuccio per poter andare a chiuderlo attorno alla nostra testa, sia nella parte del colletto, in modo tale da poterlo chiudere anche in questo punto. Devo dire davvero tante regolazioni che molte volte non si trovano neanche in degli Arshell di marchi che li vendono a dei prezzi veramente molto alti rispetto a questo di CMP. E per quanto riguarda i materiali, devo dire anche lui fatto molto bene. Sicuramente un Arshell che ci durerà nel tempo, un Arshell con quale possiamo fare, come dicevo, da del trekking a del alpinismo, quindi un Arshell sicuramente 4 stagioni. Un Arshell che davvero lo comprate oggi e lo utilizzerete per tantissimi anni. Quando poi lo dovete andare a rimettere nello zaino non è nemmeno troppo grosso, quindi non occupa troppo spazio. E da questo punto di vista diciamo che è sicuramente un ottimo Arshell che si distingue per la sua qualità a prezzo veramente elevata. Arriviamo dunque alle conclusioni iniziando dai prezzi, vi vado a riportare quelli che sono i prezzi ufficiali CMP, ma tenete conto che online i prezzi sono anche abbastanza più bassi. Iniziamo dal pantalone che costa sui 60 euro, 80 euro per il secondo strato, 100 euro per la giacca ibrida multifunzioni e 200 euro per l'Arshell. E dunque vi consiglio questo abbigliamento CMP? Assolutamente sì, perché è un abbigliamento sicuramente dall'ottima qualità prezzo, che non ha nulla da invidiare a dei marchi sicuramente più blasonati. Da questo punto di vista dell'abbigliamento un po' per tutti, che lo si può utilizzare del trekking anche dall'alpinismo, per esempio per quanto riguarda l'Arshell. In generale un abbigliamento che sicuramente vi consiglio, che sicuramente vi durerà anche a lungo nel tempo. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!